Senti a me, Tano, senti a me. E tu, Filiberto, non hai mai alcun turbamento che ti affligge? Come fai a essere così sereno? Non ho nessuno! Scopo e sono felice! Signori, per cortesia, Tano, senza pausa, non ho nessuno scopo e sono felice. Non ho nessuno scopo. Non ho nessuno! Scopo! Senza pausa, Tano, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. Scopo e sono felice! Ah, sì, scopo e fottete. Ti sta divertendo, vero? Peccato che è un dramma. E chi sono il mestiere suo? E ci dice tu a Don Ciccio. Don Ciccio, vostro cognato la dice benissimo, è un attore consumato. Ah, la passione pure teatro. Di quando era piccirillo. Ma si vede, si vede. Come se si vede. Ebbene, amici fratelli della congrega, mentre sto registrando questo pezzo, sono le 14:25 del 13/03/2023. C'è stata la notte degli Oscar, io non ho seguito molto, poi vedrò le clip. Ha vinto finalmente Jamie Lee Curtis, Spielberg ha asfaltato, gli spiriti dell'isola non oscarizzato, ha perso Colin Farrell, avevo scommesso su di lui, amen, ha vinto Brendan Fraser. Ora, ieri pomeriggio ho guardato un film uscito nei nostri cinema qualche mese addietro, cioè lo scorso anno, La stranezza, titolo internazionalizzato in Strangeness, finalmente un bel film italiano che non è la solita solfa e lagna, intelligente, garbato e soprattutto divertente. Mi sono divertito parecchio. Ieri ha fatto molto caldo qui a Bologna, perlomeno dopo le temperature rigidissime, molto invernali, ma chi se ne frega. Ma arriviamo al caldo siculo. Perché? Perché? Oggi recensiremo questo film italiano, e noi passato abbastanza inosservato, ovvero La stranezza, firmato dal rinomato e valente regista Roberto Andò. Andò dove? In Sicilia? quello del manoscritto del principe, qui al suo nono o decimo, controllate, aggiungiamo, miglior opus senza ombra di dubbio. Quanti gradi sono all'ombra? All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore, ma lasciamo perdere Andò e De André. Ecco, in quanto, così come nelle prossime righe enunceremo brevemente ma esaustivamente disaminandolo, La stranezza ci è parso un film, utilizziamo il plurale maiestatico, compatto e sorprendentemente anomalo. Nel desertico, lì nel deserto del Sahara, fa caldo, vabbè, e asfittico panorama cinematografico italiano, quest'ultimo incapace purtroppo, se non da tempo immemorabile, perlomeno da molti anni a questa parte, di proporci, salvo rarissime eccezioni, intriganti vicende originali e sapientemente congegnate con acume registico e leggiadra leggerezza. Film opachi, ecco, ombrosi, che stanno nell'ombra ed è giusto che alla luce del sole non vengano apprezzati. Allora, ora atteniamoci al mio testo scritto della recensione, link in descrizione, le cui noiose storie, quasi obbligatoriamente, pedantemente, in forma nauseante, si sposano sempre e spesso sterilmente con trame, intrecci melodrammatici e o soltanto tragici. Nostalgia e favino. Comunque guarderò questo film, L'ultima notte di amore. Vabbè, andiamo avanti. La stranezza, pellicola della godibile durata giammai noiosa di 103 minuti, scritta lo stesso Andò assieme ad Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. Bisogna essere gaudenti. È un piacevole, sorprendente, positivamente atipico e genialmente anacronistico dramedy che mescola con brio e arguzia segmenti seriosi ed altri più svagati e perfino esilaranti, e poi vi dirò. Sintetizzandovene al massimo la vicenda narratavi, narrata a voi, narrata ivi, no? Al fine di non sciuparvene le sorprese e i sensazionali colpi di scena distillatici, eccovene in pochissime righe, per l'appunto, la sua sinossi. Allora. Il famoso scrittore celeberrimo, niente po' di meno che drammaturgo Luigi Pirandello, un ottimo Tony Servillo, anche se al di là del pizzetto non c'è questa grande somiglianza, soprattutto per via del naso, vabbè. Comunque, residente a Roma, trovandosi poi in quel della Sicilia per un momentaneo soggiorno,
incappa nella bislacca, questo è calabrese però, bislacca è pur proficua e inaspettatamente rivelatore conoscenza dei due simpatici e strepitosi attori dilettanti, vale a dire Sebastiano Vella e Onofrio Principato, incarnati dalla coppia formata da Ficarra e Pacone, i quali sono alle prese con le prove del loro nuovo spettacolo. Saranno quindi invitati in forma specialissima alla prima pirandelliana, giusto appunto, di sei personaggi in cerca d'autore ad opera del futuro immediato premio Nobel per la letteratura, punto interrogativo di domanda. Ne succederanno delle belle, potete scommettervi. Servillo, Ivi serve, Napoletano, la serva serve, Totò, Roberto Andò, no, Ivi. Serve un'interpretazione di classe, ecco, non gigioneggiando troppo e rimanendo invece gustosamente misurato, scusate, e con la sordina, primeggia e al solito stupisce nella sua immedesimazione del nazionale pirandello storico. E ci sta questa mia recitazione molto spontanea, no? Non da meno, anzi, sovente a rubargli la scena è la premiata ditta Ficarra Picone succitata. Cioè, i veri protagonisti di questa strampalata, al contempo sofisticata commedia dolce e amara, sottotitolata in molti punti in dialetto per via della stretta parlata vernacolare, capace di sorprenderci e spiazzarci fra il serio e il faceto, cimentandosi rispettivamente in performance sia divertite che sentite. A loro fianco tutta una lodevole galleria d'altri attori, parte du roi, altrettanto efficaci, navigati di richiamo che cesellano a loro volta i personaggi e loro interpretati con pittoresco istrionismo e bravura impeccabile. Fra cui sono da menzionare Giulia Andò, questa è bella, carina, nei panni di Santina. Tanto di cappella, Sistina, no, Santina, l'apparizione fulminea della fotogenica Donatella Finocchiaro in quelli di Maria Antonietta, la moglie pazza di Pirandello, Renato Carpentieri, Galatea Ranzi, Aurora Quattrocchi, Filippo Luna, Paolo Briguglia, Fausto Russo, Alesi Alesi, Rosario Lisma, Brando, Marlon Brando, in prota, accreditato come il De Brando. Ce l'ho fra i contatti su Facebook, Tuccio Musumeci e Luigi Locascio, cameo della stupenda Tiziana Lodato, dell'indimenticato L'Uomo delle Stelle di Tornatore, film comunque sopravvalutato con Sergio Castellitto. La stranezza, sia chiaro, non è un capolavoro e forse neppure un film indimenticabile, ma funziona alla grande e si lascia vedere con estremo piacere, sbagliando pochissimo. Da citare inoltre la perfetta, suggestiva, assai funzionale fotografia del veterano Maurizio Calvesi. Che con questo lavoro abbiamo Roberto Do, abbiamo la Maionese Calvé, che c'entra, no? Ha firmato il suo film numero 101 in veste di cinematographer di pregio. Ragioni plausibili per non vederlo, questo film, in effetti non esistono, ma comprendiamo che le lunghe parti in dialetto potrebbero renderne la visione ostica. Guardatelo, non voglio rivelarvi nulla, sono continui colpi di scena, battute ficcanti. E uno che è un attore consumato che dovrebbe recitare proprio nell'incipit del film. Si vede questa scena qui, che ora vi riferisco, poi guardatelo questo film in streaming, eccetera, eccetera. Dovresti recitare: io non ho nessuno scopo nella vita e sono felice. E questo è un po' lo scemo del villaggio. Io non ho nessuno scopo e sono felice. Ma chi l'ha chiamato? Beh, è raccomandato. Beh, però si vede che sa recitare con la giusta cadenza, no? Allora, dovresti recitare, per non far ridere le persone, dobbiamo essere molto seri in questa parte. Un personaggio triste, malinconico. Allora, prova a immedesimartene. Devi recitare questa semplice battuta, è solo questa battuta. Non ho nessuno scopo nella vita, ma sono felice. Che insomma è una visione un po' dolce e amara della vita, ok? Non ho nessuno scopo nella vita e sono felice. Non ho nessuno scopo e sono felice. Alla prossima.